296. Digita tu e troverai TVR più. TVR più, la TV del pallino. Buonasera a tutti i nostri amici qui presenti stasera alle Lance vicino Fiesole. Ci troviamo in questo bellissimo ristorante che stasera ci ha accolto. Tanti amici qui insieme a noi, tanti ospiti stasera, ma come non incominciare a salutare con il fantastico Salvatore Scaravilli. Grazie, grazie. Mi alzate la voce, grazie. Oltre ad essere brava a presentare, a iniziare una trasmissione, è anche bellissima. Fategli un applauso per la grazie, sua grazie, troppo carino. Allora, devi sapere che il titolare, uno dei titolari di questo locale, Artemio, che è qui presente, è qui con noi, certo, ha detto: io voglio conoscere la conduttrice o la collaboratrice di Salvatore, perché per me è una delle donne più belle. Addirittura, no, non è vero. Questo è lo vero, dice Salvatore. Allora, ascolta Lucia, visto che sei partita bene, io adesso ti mando in mezzo a tutti i nostri ospiti amici che sono qui con noi, che sono tantissimi, in attesa di fare le domande a Ciuffi, a tutti gli opinionisti. Certo. E di volta in volta io ti do la parola. Interroghiamo qualcuno. Bene. Va bene. Allora, mentre Lucia passa di qua e va alla sua postazione, ti lascio. Io presento i nostri opinionisti importanti, quelli che stanno da questa parte. Allora, iniziamo dal titolare, uno dei titolari del ristorante Le Lance, il signor Artemio. Buonasera Artemio, ringraziamento a te e Simone per averci ospitato qua, perché se tu pensavi facevamo tutta questa trasmissione così lunga, tu non ci avresti, ci avresti un'altra volta. No, invece ecco, c'hai il microfono, devi rispondere. Allora, sei contento di questa serata? Io stavo scherzando. Bene. Allora, accanto a te, io ti ho messo accanto al pontefice massimo del calcio, Mario Ciuffi. Applauso a Mario Ciuffi. Buonasera a tutti. Poi, accanto a Ciuffi, abbiamo la scoperta di Ciuffi e Salvatore insieme, Stefano Rossi, detto Poldino, giornalista e naturalmente responsabile di Viola News. Applauso. Buonasera a tutti, buonasera. Poi qua devo presentare un personaggio che Ciuffi ogni volta lo invito mi dice: ti fai fido. È un responsabile della Cassa di Risparmio di Scandicci, il nostro bravissimo Pini Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera. E poi non poteva mancare, essendoci qua anche degli ex calciatori, perché io ce n'ho uno là di fronte, un certo Sauro Nunziati, ha giocato con me fino a 40 anni. Ora io sono vecchio, ma ha giocato con me fino a 40 anni. E quindi, allora, abbiamo qua il direttore sportivo dell'Impruneta Tavannusse, Giovanni Vitali. Buonasera a tutti. Buonasera. Per la precisione, direttore generale, se non direttore sportivo. Ah, direttore generale, meglio ancora. Grazie. Allora, intanto salutiamo con te Gianni Manetti, che è il presidente, che stasera per motivi di lavoro non è potuto venire. Sì. Al suo posto è venuta tua moglie. Esatto. Come si chiama? Daniela. Bene, grazie. Allora, iniziamo come sempre le nostre trasmissioni dal pontefice, perché lui è quello che se io non lo fa partire si arrabbia. Parte Mario Ciuffi, come tutte le volte, parte Mario Ciuffi. Cosa c'è di caldo? Di caldo c'è poco. C'è poco. Se parlavo fino a 2 ore fa, ieri sera eravamo alla frustata stazionaria. Sì. Questa è la frustata in tour. In tour. Sicché è una cosa diversa, però è sempre la frustata. Che si deve dire? Siamo in attesa della partita di domenica.
che bisogna assolutamente vincere per fare un salto di qualità, perché io sono l'unico che credo che questa squadra possa lottare per il terzo scudetto, visto l'appiattimento totale di Inter e Milan e la il probabile crollo della Juventus. No, per dirtelo, avete? No. Ora quando mi ha preso per brutto, ma non è vero. No. Quando tocca al tempo gli risponde, eh? Dai, che finisci, mi risponde? Finisci il discorso. A te, che tu rispondi? No, seguita. Dimmelo, via. Allora, lo scudetto mi sembra tanto. Metti il microfono vicino alla... Ho detto no che si vince, si lotta. Vicino alla bocca microfono. Un altro anno si vince di sicuro. Si lotta. Io ho già c'è già le prenotazioni, fra due anni la finale della Coppa dei Campioni è a Lisbona. Io mi sono già informato, fra due anni. Bene. Vedetelo. Allora, finalmente i Della Valle sono ritornati vicino alla Fiorentina, e siccome Della Valle attualmente, visto che lui la dovevo pagare un monte di soldi, lo sai, è lui, vero? Sono sei pratico. È Berlusconi lui, dai. Poi Moratti, la cannella della cosa non gli fa più lo... Questi sono i primi del mondo, hanno i soldi, si può comprare tutto, può per dirtelo. Sono contento. E i nostri giornalisti fiorentini, che sono dei travette, travette vuol dire uno che scrive su dettatura, l'impiegato l'ultimo dell'altro. Allora questi continuano a dire va via Jovic, invece Jovic non andrà via e saranno comprati altri due grandi calciatori, può per dirtelo. Ma tu glielo dici, ma tu lo sa via. Va bene, Artemio, volevi dire qualcos'altro? Perché sennò passo... No, detto passa il giornalista. Allora, abbiamo qua il nostro bravo Stefano Rossi, detto Poldino, che è nelle simpatie della nostra Lucia. È nelle simpatie, per chissà perché. Ma è nelle simpatie di Lucia. Perché dice che è preparato, bravo, a parte giovanino, così, insomma, un bel ragazzo. Sta facendo un paperacchio lui, no, però è bravo, molto bravo, noi l'abbiamo scoperto, però è vero, l'abbiamo scoperto, è bravissimo. Allora, beh, giovine, ieri sera giovine. Eri presente con noi alla frustata, hai detto tante cose, hai fatto domande anche ad Amerini, che l'ex calciatore della Fiorentina, certo. E abbiamo, insomma, abbiamo trovato la soluzione che questa squadra forse il campionato non lo può vincere, ma se trovano un centravanti, ma siamo che tu dici? Zitto, ci vuole il centravanti, zitto, parlo io, ci vuole il centravanti. Sì, lo so che la Fiorentina ha costruito in maniera molto intelligente, con pochi soldi e con criterio. Pradema si hanno veramente operato come sicuramente nessun tifoso della Fiorentina si aspettava. A Firenze qualche mese fa si parlava dell'arrivo di Zeman, di allenatori che potessero far divertire la domenica ai tifosi. Invece è stato costruito un progetto serio a lungo termine, anzi non parliamo di progetto perché a Firenze non se ne può più di sentire questa parola, però è stato costruito qualcosa di veramente interessante. È chiaro che lo scippo da parte della Juventus di Berbatov, tentato scippo negli ultimi giorni di mercato, costerà caro a questa squadra, perché difetta di una punta lassù, lì davanti. Chiaramente l'ottimo Jovetic cercherà di arginare a questo limite, a questa mancanza, fino a gennaio, a seconda poi ogni domenica Montella valuterà se sarà opportuno schierare Toni, Lambda, Willy, Aic oppure Seferovic, e a gennaio vedremo se la posizione di classifica sarà buona, arriverà sicuramente un buon attaccante e da lì si potrà e potremo andare avanti. Grazie. Allora, Riccardo Pini, che di solito è molto attento a quello che dice un giornalista, perché lui non è giornalista ma è, diciamo, un personaggio importante e appassionato, grande tifoso viola. Allora, cosa dici di questo, di questa soluzione? Sì, sì, sono d'accordo, e quello che ha detto mi sembra giusto. La Fiorentina quest'anno è una squadra molto equilibrata e così facendo riesce a affrontare tutte le partite nel modo migliore e riesce a ottenere dei buoni risultati. La mancanza di una punta è abbastanza evidente, e il torto subito dalla Juve vale doppio, perché è anche un oltraggio, e poi a questo punto vale doppio anche perché effettivamente la Fiorentina, non dico possa vincere lo scudetto, ma forse poteva dare ancora un po' più di noia alle squadre che lottano per il vertice. Quindi, diciamo, una squadra buona, una tifoseria che ha riacquistato l'entusiasmo di andare allo stadio,
l'entusiasmo di partecipare sia attivamente coi discorsi, cioè la gente è molto propositiva e molto contenta della squadra, e non è legata solo al risultato ma è contenta di andarla a vedere, perché la Fiorentina quest'anno gioca bene. Complimenti soprattutto fra tutte le scelte fatte a quella di Montella, che anch'io, pur apprezzandolo, non speravo fosse così bravo. Non speravo fosse così bravo. Bene, allora diamo la parola a Giovanni Vitali, che oltre a fare il calcio giovanile come direttore generale, però è anche un tifoso viola. Sì, sì. Ma io direi che hanno già analizzato molto bene loro la situazione attuale della Fiorentina. Vorrei sottolineare, per noi che viviamo nelle società calcistiche, un'altra cosa molto importante. Sembra che quest'anno finalmente la Fiorentina ritorni molto incontro ai propri tifosi. Vedo molte facilitazioni sull'acquisto di biglietti per cercare di riportare finalmente il grande pubblico allo stadio di Firenze. Quindi fa particolarmente piacere, perché effettivamente negli ultimi due anni si era visto anche questo grosso calo di spettatori. E invece si ritorna a vedere uno stadio molto, molto bello e entusiasta. Bene, allora a questo punto è il momento di Lucia. Diamo tempo di mettersi di qua, in posizione. Lucia, sai che hai tutti questi personaggi. Cominciamo la parola, primo vai. Tavolo. Bene. Qui c'è una persona che subito si allontana, non capiamo come mai, però la salutiamo lasciala fare, Salvatore. La nostra cara moglie di Salvatore, la salutiamo tantissimo. Allora, qui abbiamo i nostri grandissimi amici, ogni tanto ci vengono a trovare come al solito alla Frustata, il nostro Jonathan Chiellini, famoso regista, dove ha partecipato anche il nostro pontefice Mario, vero Mario? C'era anch'io però. E naturalmente c'era c'era anche Scaravilli. Poi abbiamo la nostra Stefania, naturalmente sua compagna, te sempre affermata con la tua agenzia per la pittura e tutto quanto. Ci volete dire qualcosina? Beh, io non voglio essere scontata, ringrazio, sono sempre felice di partecipare a queste trasmissioni divertenti oltre che interessanti. Io una cosa, posso aggiungere una cosa? Certo. Che nessuno l'ha detto ancora, lei ha partecipato alle Iene, quindi su Mediaset, ed è una cosa da applaudire, perché lei si fa modesta e non lo dice. Vai. Ringrazio Salvatore. Io vorrei invece far parlare mio compagno Jonathan, che stasera lo vedo abbastanza serio. Ma in realtà non lo sono più di tanto, è che abbiamo molti progetti in questo periodo e è partita la mostra di quadri, la personale mia di Stefania a Milano, che si terrà dal 16 di questo mese, già iniziata, al 16 del prossimo mese presso la galleria di Sabrina Falzone in via Pallavicino. E la mostra sta procedendo molto bene, i quadri stanno piacendo e diciamo è un primo passo, ecco, per quanto riguarda il nostro percorso pittorico. Salvatore mi conosce bene, io ho esordito con un film, parlando di calcio sono contento della Fiorentina, di come si sta comportando l'allenatore, Montella soprattutto, ma lo dissi già anche tempo fa, ecco, insomma. Penso che sia una squadra competitiva e che potrei esserlo ancora di più. Per quanto mi riguarda, il mio primo pensiero sarà fare il prossimo film, dovrò incontrare Fieraccioni a breve e dovremo parlare di un film comico, ecco, in questo caso mi distaccherò dal thriller, ecco, per ricominciare un'avventura diversa. Bene, speriamo. Grazie, bravo. Passiamo la parola al nostro Piero Santini, oggi ospite, nonché tra poco nella prossima puntata vedremo una delle tue sfilate, insomma i nostri due modelli insomma avranno indosso i tuoi abiti del tuo stupendo negozio, e quindi noi ti ringraziamo per questo e magari ci dici qualcosa anche tu, se vuoi, anche sulla Fiorentina. Io prima di tutto saluto tutti, ringrazio di avermi ospitato qui. E sulla Fiorentina che posso dire? Ben poco, perché non sono un intenditore. Io sono, sei un tifoso. Sono un tifoso e gli dico solo in bocca al lupo e crepi e basta, grazie. Bene, allora prendiamo questo augurio. Lucia, io ti pregherei tra un tavolo e l'altro di ritornare un attimo qua, perché almeno facciamo tutto. Intervalliamo, bene. Allora, torniamo al nostro grande Artemio. Intanto diciamo la verità, che questa soluzione dei tavoli, degli opinionisti al tavolo, è una tua... un tuo desiderio, perché? Perché dice una cosa nuova, tanto è vero il mio regista era un po' preoccupato di questa cosa qui, invece in un modo o un altro riusciamo a portarla in fondo. Mi sembra un pochino più originale, più calorosa, più originale, un modo diverso di fare
un programma divertente come il vostro, ecco. Poi, vediamo un pochino nel seguito se avremo successo o meno. Senti, su questa cosa qui. Però, per quanto riguarda la Fiorentina, sei d'accordo con lui che noi possiamo anche vincere lo scudetto? Perché non hai detto tante cose. Lo scudetto lo vedo un po' lontano, però è una bella squadra. Io sono molto coinvolto nei successi della Fiorentina. Perché? Perché faccio il bottegaio intorno allo stadio. Quindi meglio va la Fiorentina, meglio vanno le cose. Bottegaio, concordo. Ma andiamoci piano, cioè, tre ristoranti. Faccio i trattori, non il bottegaio. Ma i trattori. I trattori. Se la Fiorentina vince o non perde, io sono molto molto contento. I miei figli sono viola sfegatati, un po' più sbiadito. Sei un po' difettoso. Io sono un pochino più sbiadito. Però avanti viola. Hai avvertito la famiglia di questa? Ho avvertito che non è mia. Si sia per me. Ogni volta che parla di una squadra avverti la famiglia. Allora Mario, dai, un'altra cosa veloce, una cosa fresca, prima che ti addormenti. Come? Io non mi addormento mai. Io sono il pontefice, non mi addormento. Sembra che mi addormenti, perché sembra. Io sono l'unico che credo che questa squadra possa vincere da quest'anno lo scudetto. Punto fermo, bisogna cominciare a vincere fuori casa. Domenica non si discute nemmeno, anche un pareggio non mi piacerebbe, sicché bisogna cominciare a vincere. Poi si vedrà, dopo domenica si può anche salire le quotazioni. E poi a gennaio, se siamo in una posizione importante, sono sicuro che i della Valle insieme a me sono gli unici due che credono a questa cosa. Perché si pensa in grande. Purtroppo a Firenze hanno paura di tutto e vendono quello, e se no c'è gli arbitri. Si sa che gli arbitri purtroppo non sono a nostro favore. Sicché bisogna cercare di andare oltre, di segnare il più possibile, e a gennaio arriverà Lisandro Lopez che segnerà una cinquantina di reti da gennaio a giugno, e allora noi si può vincere lo scudetto. Bene, allora velocemente Poldino, Stefano Rossi ci deve dire cosa prevede, il risultato che prevede per Chievo Fiorentina. Io penso 1-2 vittoria della Fiorentina. Però si subirà sempre un gol, come spesso succede. Ha detto 1-2, che vorrebbe dire? 1-2, uno loro, due noi. Ecco, risultato esatto. Se no, guarda la schedina, 1-2, c'è anche il Chievo. Risultato esatto. Bene, velocemente anche tu un pronostico. Ma secondo me sarà una partita molto molto dura, che però spero e penso che la Fiorentina possa riuscire a portare in porto. Bene, Giovanni? Credo che non possa fare altro la Fiorentina che non vincere e cercare di far vedere anche la prestazione, oltre i punti e la prestazione anche in trasferta. Bene, allora Lucia torna alla seconda postazione, e intanto volevo dire che mentre ha parlato il regista Jonathan Chellini, io oggi mi trovavo in un locale e qualcuno mi ha detto: ma è vero che hai girato un film con Jonathan Chellini? Io credevo che non l'avesse visto nessuno, ma a regola l'hanno visto tutti, perché mi ha detto: potresti dare un suggerimento a Jonathan Chellini, che qui abbiamo il Bar Nuovo, vorrebbero fare tipo Amici Miei, gli amici del Bar Nuovo. Allora io glielo propongo, se lui vuole andare a trovarli si potrebbe fare un secondo film, visto che voleva parlare di ora manca anche questo, possiamo mai completo. Vai Lucia. Bene, siamo qui al secondo tavolo insieme ai nostri amici. Per primi volevo salutare i nostri amici della pasticceria Gaetano, dove io vado tutte le domeniche, e mio fratello soprattutto, a prendere i cannoli, perché sono buonissimi. Questo non è per far pubblicità, ma è la sempre verità. Sempre pieno, sempre, molti, sempre, soldi, sempre pieno. Padre e figlio sono presenti. Hanno fatto. Ti ringrazio per la tua... per il fatto che tu venga lì a prendere il cappuccino, anche perché si vede quando tu vieni, stanno tutti così... addirittura. Sì, è vero, tra l'altro è lui che ti fa il cappuccino, è verissimo. Io riscuoto, e beh, che non è poco. Sauro, due parole: quando giocavi con me io giocavo lui era molto scarso, lui io giocavo ero no, bravo. No, aspetta, io giocavo terzino accanto a Marcello Agresti, è vero, è vero, e io ero fortissimo, è vero, ma però
mentre lui un centravanti segnava sempre. Sempre, sempre. Sì, ho sempre vinto anche la classifica pannoniera, abbiamo vinto, abbiamo fatto delle, ci siamo divertiti. Abbiamo vinto un campionato. Ci siamo divertiti. Ma che calcio era? Ma facciamo parlare anche suo figlio, sentiamo un po' magari sulla Fiorentina che cosa ci puoi dire. Lei centravanti nuovo della Fiorentina. Quello a 50 gol, lui. No, io sono d'accordo ai ciuffi, per me si vince lo scudetto a mani basse proprio. A mani basse? No, no, io sono troppo contento di questa Fiorentina, mi garba troppo. E in bocca al lupo a tutta la squadra viola, e si vince facile, domenica si vince facile. Bene, bene, grazie mille. Poi abbiamo qui il nostro amico Giovanni, volevo farlo parlare anche in merito all'iniziativa molto molto lodevole, vero? Io sono del ristorante all'insegna del Gallo a Scandici, in cui stiamo organizzando e abbiamo organizzato una mostra di pittura e aperto un caffè libreria. Nella mostra di pittura le stampe che saranno vendute vanno a favore di un movimento umanitario del Maier per i bambini dell'ospedale di Nairobi, e tutto quello che sarà venduto, dentro durante la mostra, già abbiamo venduto diversi quadri. Il pittore in questione è il direttore dell'università americana ed è devoluto al movimento Help to Children, che io rappresento in questo caso a nome dell'università americana e dell'ospedale Maier. Per quanto riguarda la Fiorentina, non sono, voglio dire, uno che segue molto, anche perché il mio lavoro me lo permette poco, però insomma, quando vince sono più contento e spero appunto quest'anno, come diceva l'amico qui accanto a me, che sembra si siano partiti molto bene, spero che continui. Grazie. Bene. Grazie mille, un grande applauso appunto per la vostra iniziativa per questi bambini. E poi abbiamo Dulcis in fundo dei nostri amici Michele e Antonello, anche loro insomma vorrei chiedere qualcosa sulla Fiorentina, giusto? Scusa Lucia, prima che lui parli, certo, voglio dire che suo figlio sì, è un grande calciatore. Anche lui, ma sì? Senti, un po' una tavolata di calciatori. Dove questa gioca? Quest'anno è allo Scandici. Bene, bene, ci piace lo Scandicci, vero Salvatore? Senti, lo zio Walter mi ha detto di farlo dire in questa trasmissione che è un grande calciatore nello Scandicci, uno dei migliori. E là. No. Senti, i complimenti. No, se no si monta la testa e quindi deve volare basso, non è il più bravo. Cosa facciamo allora a Chievo? Chievo si vince, ma si soffre. Si soffre? Sì, anche perché la vittoria è più bella poi. No, vittoria dolente allora. No, vittoria sofferta, ma ci si diverte. Bene, e invece per te? Per me si vince, si soffre, però io volevo fare una domanda ai ciuffi. A chi la daresti una bella frustata? Ora dopo frusta, eh? Una frustata. Ieri l'ha data a tre personaggi. Ma io ora a lui, a chi pensa? No, voglio dire, io la do a quelli che scrivono continuamente di Obetic, che lo vogliono vendere per forza. Ecco. E fra questi purtroppo c'è anche il mio amico Rialti, dovrebbe essere, tira via la gazzetta, la gazzetta io una volta le bruciavo appena arrivavano alla stazione, non si vuole più, sono un po' rincoglionito anch'io. Sì, che voglio dire, io do alla stampa, in special modo Rialti è quello che è più vicino alla Fiorentina, che quando c'è la sosta non sanno cosa scrivere, allora farei tutte pagine bianche a evitare le mischiate. Bene Salvatore, allora torni... prima sì, di lasciare devi intervistare sì, Cristian, andiamo da Cristian, scusami faccio da dietro. Cristian ha un video stasera che vedremo. Ciao, e giustamente stasera stesso lui, ciao, canterà in un teatro. Allora stasera, cioè cantante, lo diciamo, naturalmente sei stato ospite altre volte da noi, stasera anche in veste di modello, insomma tante cose insieme. Sì, un po' una Macedonia un po' in generale, sì, un po' di tutto. Sì. Ci parlava appunto Salvatore di questo video, ne vuoi parlare un attimo? Lucia, lo facciamo vedere? Sì, bene, lo passiamo in sovraimpressione. Niente, sta germogliando. Il mio
nostro amore è già finito. Contro il mio cuore, già da tempo ferito. E quella piccola e dolce cascata mi ricorda le lacrime che hai versato. Ecco, bellissimo questo video del nostro amico, insomma, una bella location anche. Sì, infatti, perfetto davvero. E tra poco, stasera ci sarà questa mia serata, che ci saranno Santucci di Sette Gold, ci sarà Radio Rosa, Francesco Nidiaci alla Strassigna. Il nostro amico Francesco, lo salutiamo. Ciao, infatti, lo saluto anch'io. Al Teatro delle Arti alla Strassigna. Vi aspetto, insomma, penso che sarà una serata piacevole. Bene, grazie a te, Lucia, grazie prima mille. Di lasciarlo, sì. Prima di lasciarlo, devo dire una cosa: in questa discoteca dove lui ha fatto il video, l'ho portato io. Gliel'ho fatto fare io questo. Dov'è questa discoteca? Lo dico, è il Mille Luci di Pistoia. Mille Luci di Pistoia. Bene, bene. Megalomane? Lucia, vai là, l'ultimo bene. Tavolo, vai. Prima non era megalomane. Qui ci sono due ragazzi, ma non vogliono essere intervistati, quindi io vado oltre perché si vergognano. Salve, scusa, però deve ricordare forse, Masi, che non volevano. È un lavoratore del ristorante. Certo. E giustamente e suo papà era un grande. Certo, certo. Parlare. Però si vergognavano, allora. Silenzio, stampa. Andiamo avanti. Prego, il tuo nome. Andrea Catellacci. Bene. Della Centrum Casa. Bene. Ci parli un po' di Fiorentina? Fiorentina, mi piace ascoltare i ciuffi. No, è un po' difettoso lui. Se l'ha detto di stare. Come mai? No, si sa, c'ha delle cose. Ma che? Però ora io ho fatto il violino. No, io la penso come te, guarda, siamo un tre a crederci. Ma non ci crede nessuno, Però. Non ci crede nessuno perché sono. Io me l'auguro. Sono dei travetti, non si sa. Io la penso come te, però la prossima quest'anno anno è l'anno buono, ciuffi. Quest'anno è forse l'unico anno buono, perché poi dopo ripartono quegli altri. Che dice lui? Inter Milan della Viola, della Viola. Inter Milan Ischero. Dopo riparte l'Inter, il Milan, la Juve, la Roma, la Juve, no. C'è il crollo totale quest'anno. Crolla, arriva ottava. Il ritorno. Mi viene. Andiamo avanti, proseguiamo a salutare i nostri. Ma Andrea, mi vengono i brividi, l'ho visto bambino io. Sì, lui l'ho visto, era un bambinetto così. E ora è cresciuto, Prego ragazzi. Ciao, sono Francesco. Ciao, sono Alessandro. Allora, casco anch'io, bene, voi della Fiorentina, spero, voi Viola, benissimo, no, prego. Sono tutti Viola, anche lui, perché ho dato le. Gli volevo fare una domanda ai ciuffi. Sempre. In mercato, secondo te, tra Montella e Pradè, chi c'ha il voto più alto? È Masia, perché è Masia, sì. Masia è forte, è quasi forse il voto più alto, ma io penso Pradè, però è stata, non era come quando c'era il mio amico Orvino e era un po' un accentratore, però ognuno c'ha il suo sistema, qui sì, è un lavoro di equipe. E sono tutte e tre, poi con la collaborazione di Andrea Della Valle si è molto riavvicinato alla Fiorentina. Certo, certo. Se si va avanti così si può dar noia anche a queste squadre che ho detto prima. Bene, sì, buonasera. Che hanno tanto rubato nella loro bene, storia. Bene, senti l'altra domanda. Volevo fare una domanda al Ciuffi. Sempre. Come mai Della Valle, da che non si era impegnato per niente, quest'anno è successo questa esplosione di gioia, acquisti, cosa c'è sotto? Non potevano andare avanti a quel modo. Ma siccome loro sono imprenditori, non fanno niente per niente, qualcosa c'è sotto, nel bene e nel male, se magari sai qualcosa. Che tu voci sia sotto? Lo stadio vende qualcuno. Non credo, ci sarà anche lo stadio, perché ora noi ora è tanto tra poco si va al governo, sì che io, voglio dire, no, tu ridi, vuoi governo io. Dai, governo, lui. Insieme a Renzi, secondo lui, sì, che, Renzi, presidente del Consiglio. E allora dopo lo stadio viene di sicuro, anche se non è più sindaco, e conta ancora di più.
sicché si farà, lo stadio verrà fatto, loro volevano fare più grande, e poi un credo ci sia sotto, poi anche, anche Diego ha capito che una Fiorentina da in questi ultimi 2 anni non serve a niente nemmeno a loro, loro hanno un nome prestigioso nella moda e in tutto, bisogna portare la Fiorentina ad altissimo livello, e una notte si sono riuniti a casette dette e hanno detto Ciuffi ha ragione, andiamo a fare la squadra. Questo fu per dirtelo. Allora, siccome qui ci sono dei signori che sono venuti a vederci e nessuno li sta ricordando, io vorrei ricordarli qui vicino a questi due tavoli con un applauso. Questi signori li possiamo, grazie del vostro intervento, anche se non parlate, i vostri sguardi dicono tutto, va bene? Grazie. Allora, siamo in conclusione quasi della nostra prima... C'è anche una bella signora. Allora, a questo punto io vorrei ringraziare di nuovo Artemio per quello che ci ha, cioè ci ha dato a disposizione questo bellissimo ristorante per fare questa trasmissione. Credo che Simone rimarrà soddisfatto come te, no? Ma metti il microfono se non ti sento. Che c'è il secondo tempo? No, lui se lo tiene lui che sta più comodo. C'è anche il film e luci. Sì, c'è anche il film e luci. Poi ringraziamo, per ultimo te ti saluto. Ringraziamo perché mi saluta per perché te tu sei il protagonista. Ma dopo si Stefano dico... Rossi, Stefano Rossi, detto Poldino, per la sua bravura, per la simpatia che Lucia gli dà continuamente, perché lo sai la Lucia ti potrebbe far arrivare lontano, perché lei fa Miss Mondo, Canale 6, Miss Mondo, Rete 6, che Rete 6. E sembra la vada a Chicago. No. Lei la va da tutte le parti, quello ho capito. Ha fatto la balletta. Hai citato Miss Mondo, dopo vedremo nella prossima puntata una mia carissima amica che è Chiara Cappellini. Certo, se la vogliamo lasciato, inquadrare, che dopo sfiderà sorpresa, appunto la prossima settimana la con noi. Lei ha partecipato alle finali di Miss Mondo Italia, quindi e insomma dopo la finale vedremo. La Coppa Intercontinentale. Quindi grazie, Poldino, grazie di tutto, grazie a voi. Che della tua professionalità è molto importante. Grazie al nostro Riccardo Pini, perché. Con te facciamo delle belle trasmissioni, sei molto attento, preciso. Dai, fido poi. E poi grazie a Giovanni Vitali che per la seconda volta viene in onda con noi, perché è stato anche alla frustata a Tavannuzio dove abbiamo avuto molto successo con 300. La cosa più bella, giustamente quello che mi meraviglia, la cosa più bella, dove siamo andati a Tavannuzio, quei ragazzi hanno fatto fare 300 coperti, una cosa incredibile, no? I ragazzini. Ma coperti chi è? Lascia vedere, te lo spiega lui. Bene. Allora, una volta davano la camera alla coperta. Allora, quanto manca? Pochissimo. Bene, allora saluto salutiamo i nostri amici a casa, salutiamo tutti, tutti i nostri ospiti, grazie mille di essere stati perché qua con noi. Di no, perché tu sei forte. E quindi tu saluti me, io saluto te, ci salutiamo la tutti. Lucia, ci vediamo alla prossima, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. 196, digita tu e troverai TVR più. TVR più, la TV del pallino. La trasmissione è realizzata in collaborazione con a Tavannuzze, Manetti Legnami, in via Cassia 133. Travi e materiale da tetto, casette in legno e arredo giardino da esterno, pavimenti e rivestimenti, taglio a misura. Manetti Legnami vi aspetta in via Cassia 133 a Tavannuzze. Nel Sole la qualità al tuo servizio vi offre tende da sole, estive ed invernali, zanzariere, pergolati in legno, avvolgibili, automazioni e riparazioni. Vieni nel nostro showroom di via Puccini a Scandicci o visita il nostro sito www.nelsoleag.it. I preventivi sono gratuiti. Organizzazione eventi Android, originalità, arte e innovazione. Per le tue pazze serate, le tue feste e i tuoi vernissage, rivolgiti ad Android. Android, per te che ami il ballo, la musica, l'arte e un pizzico di follia. Se vuoi abiti in alluminio, innovativi ed unici, dipinti e scenografie trasgressive, c'è Android. Per informazioni 393 9786 658 oppure scrivi un'email a Android.
Android, qk@live.com. Android, per serate proiettate nel futuro. Siamo nel paradiso della pasticceria, da Silvano e Valentino in via Baracca, angolo via Paganini. Vicino a me la splendida Alessandra. Vi aspetto numerosi ad assaggiare tutte le nostre specialità. A presto! Arrivederci! Ristorante Le Lance, un ambiente raffinato ed elegante situato sulle colline fiorentine, dove è possibile gustare un'ottima cucina toscana. Prova le nostre proposte, come la pasta fatta in casa, la tipica bistecca alla fiorentina, il gran fritto dell'Aia e gli squisiti dolci, tutti preparati dallo chef Andrea Boninsegni. Ristorante Le Lance, ottimo anche per cene di gala, matrimoni, banchetti e cene aziendali. Ristorante, pizzeria e cantina toscana Le Lance, via Mantellini 2B, Fiesole, Firenze. Da oltre 40 anni, Otto Rosso è il vostro punto di riferimento per i tessuti di ogni genere e la biancheria per la casa. Da noi troverai le migliori marche a prezzi concorrenziali e imbattibili. Otto Rosso, cortesia, esperienza e qualità. Santini Confezioni, vendita al dettaglio con prezzi d'ingrosso. 800 metri quadri di abbigliamento uomo-donna. Santini Confezioni, via Lamanni 35 Rosso a Firenze, a 100 metri dalla fermata della tranvia Santa Maria Novella. Salve, sono Walter degli Spurghi Casentinesi. Da oltre 30 anni forniamo servizio di potatura fosse biologiche e stasatura tubazioni. Chiamateci per ulteriori informazioni al nostro numero verde. Ciao a tutti! Vuoi arredare i tuoi spazi aperti? Solo da Eden Park Firenze puoi soddisfare tutte le tue esigenze trovando i migliori marchi, il miglior design, il miglior servizio. Tavoli, sedie, ombrelloni, gazebi, strutture e tanto altro. Tutto quello che serve per il tuo Eden personale. Eden Park a Firenze. Visita il nostro showroom in via Bacio da Montelupo 92 oppure www.edenparkfirenze.com. Approfitta delle straordinarie offerte della stagione in corso. Eden Park Firenze. Trasformiamo i tuoi spazi aperti. Pasticceria Gaetano a Firenze, in via di Novoli, angolo via Torre degli Agli. Vicino a me i due titolari Simone e Sauro. Colazioni, primi piatti e rinfreschi di altissimo livello. La domenica mattina vi aspettiamo a fare colazione prima di andare al mare. Vi salutiamo, arrivederci. Arrivederci. Agenzia immobiliare Centrum Casa, dal 1999, operativi nel centro storico di Firenze. Consulenza in collaborazione con studi notarili, legali e commerciali. Per la tua casa, valutazioni e stime gratuite. A Firenze, nel cuore di Sant'Ambrogio, Centrum Casa. Agenzia immobiliare, via Pietrapiana 20 Rosso. Dopo tanti anni siamo ancora al supermercato Margherita a Firenze nel Viale dei Mille, vicino a me l'amico Sauro. Venite, vi aspetto, troverete tanti prodotti freschi e di qualità e tante offerte. E pesce freschissimo! All'insegna della buona tavola sono tornati Mimma e Giovanni del ristorante pizzeria All'insegna del Gallo. Abbiamo riaperto per ritrovare tutta la nostra affezionata clientela con i piatti di pesce fresco e carni italiane e pizze cotte a legna. E la specialità di Mimma e Giovanni, la cozzeria, delizia in 20 ricette. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena, spazio bimbi e giardino estivo. E una grande novità, il caffè letterario al primo piano, il tuo posto per stare con amici, rilassarti con un buon libro, prenderti una pausa. Vi aspettiamo a Scandicci, zona Le Bagnese. Ci siamo ancora, non siamo andati via, perché Ciuffi ha in mano una frusta e senza la frustata non possiamo chiudere la nostra trasmissione. Allora, in questi momenti particolari di queste frustate in tour, io per primi frusto sempre i soliti, tutti gli juventini del mondo che hanno rubato per 60 anni.
Io mi sposto. Poi? Poi frusto tutta la stampa toscana, italiana, mondiale per i continui che vogliono vendere Jovetic sempre a Manchester City. Jovetic rimarrà qui a vita. Via, via, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Poi? Poi frusto lui sempre, vabbè, lui sempre. C'ho pazienza. Ma, finito qui? Lui e Monti, che spero che ambedue vadano in un'isola senza più tornare in Italia. Arrivederci. Bene, vai, è finita qua la frustata. Grazie. Andiamo avanti, andiamo avanti. 196, digita tu e troverai TVR più. TVR più, la TV del pallino.